Ma non è carino, guardalo. Cambia colore da solo. Ce l'hai lì, lo stai, lo guardi, non lo ascolti neanche, lo guardi e basta. Guarda com'è bellino. Questo è il microfono che mi hanno mandato e mi hanno detto: fai l'unboxing, faccelo sentire, dici cosa ne pensi. Chiaramente dirò cosa ne penso. È un microfono che comunque costa sui 30 euro, questa è la versione a 34, 35 poi, perché 34,99, e l'altra versione che non ha l'RGB, cioè la colorazione, è la versione che costa 30 euro, 29,99, vabbè, comunque, ci siamo capiti. Microfono USB che al suo interno dice Professional Sound Chipset, c'è un chipset per il professional sound, è cardioide, ha un high release frequency range, praticamente va da 20 Hz a 20 kHz, e una piccola capsulina da 14 mm, poi anche il suo stand up all'interno, il suo stand, il treppiedi, e anche il suo cavo USB. Bene, è il caso di sentire come funziona e poi anche di vedere, perché questo ha anche l'RGB, quindi ha delle funzioni carine per chi fa gaming, per esempio, e nel suo home studio vuole anche fare vedere una cosa bella, tutta colorata. Vediamolo. Si chiama Maono e il modello è il PM461 Series. Eccolo qui. Allora, questo microfono non è stata una mia scelta, mi è stato inviato dalla Maono. Mi ha detto: fai l'unboxing, ti regaliamo il microfono. Che affare! Va bene, non c'è nessun problema, lo ascolto e poi, se è il caso di fare come era accaduto con Tonor, Tonor dissi quello che pensavo e non mi hanno più mandato niente, sono cose che succedono. Di questo devo dire che, però di Tonor, c'era il braccetto, la giraffetta qui, su cui ho appoggiato questo microfono, cosa che non ho fatto di là mentre facevo i primi test, ce l'avevo sulla scrivania, quindi si sentivano i rumori della scrivania quando la tocchi la scrivania, se c'è il treppiede appoggiato sulla scrivania, il treppiede si porta il rumore perché non c'è un'antivibrazione, poi per quanto sia anche un'antivibrazione non avrebbe fatto molto perché hai voglia, i rumori della scrivania passano a prescindere. Il microfono ha una capsulina molto piccola che non si vede all'interno di questa capsuletta, è piccolina, non soffre molto della prossimità, questo ti consente, se hai una stanza, perché è indicato per chi ha gioca nella stanza, fa i suoi podcast nella stanza, fa i videogame, gioca ai game, eccetera, se hai una stanza non troppo trattata, questo ti può aiutare, standogli vicino, a non far sentire troppo il rumore dell'ambiente. E messo su una giraffa delle due è meglio, e adesso facciamo l'unboxing, perché questo è quello che abbiamo promesso a Maono, tanto me l'hanno mandato a casa, non è che mi stiano a chiedere molto, l'avranno mandato a 1000 youtuber, gente che ne fa a migliaia di questa roba e accumula cantine piene di oggetti unboxati. Questo però lo sai, se non funziona te lo dico. Risentendo le prime prove che ho fatto, devo dire che questo microfono se la cava piuttosto bene. Quello che sentirai nei filmati gli ho aggiunto un compressore e un limiter, un Class 76, che lavora anche abbastanza tosto. Questo significa che se il microfono è proprio brutto, il Class 76 tira fuori, o qualunque compressore, tira fuori le magagne che ci sono dietro al microfono. Invece questo, come senti, ha un bel suono caldo, quindi ti consente di migliorare la resa della tua comunicazione anche su Zoom o su altre piattaforme di questo genere per i tipi lavoro che stai facendo. Non ha un rientro nelle casse. Questo cosa significa? Che a differenza dei microfoni che si collegano alla scheda audio che poi ha l'uscita alle casse, questo alle casse non ci arriva. È una di quelle cose che si usa con la cuffia. Tu non lo senti in cuffia a meno che non faccia una follia come ho fatto io, che ho usato un software particolare che mi fa un routing e mi rimanda il suono in cuffia per poter monitorare come funziona questo microfono. Ma se non fai questo, puoi tenere le casse attive e non avrai mai l'Arsen. Ok,
Vediamolo. Unboxing. Ok, lo abbiamo collegato e funziona, direi, perfettamente. Qui c'è il controllo del gain che puoi alzare ed abbassare, come puoi vedere in questo riquadro. Aspetta che vado sullo schermo che si veda meglio. Eccolo qua. Il controllo del gain, eccolo qua, il controllo del gain per alzare e abbassare il volume, e fin qui ci siamo. Di solito tenendolo a metà è più che sufficiente, però dipende anche da che distanza tieni. Poi, una volta che tu lo hai sistemato il microfono, non lo tocchi più, non ci metti più le mani, perché se ci metti le mani si sente un po' il rumore. Chiaramente ogni microfono non deve essere smanazzato troppo, per usare un termine molto tecnico. Poi un'altra cosa, sulla scrivania sì, ci sta, ma non avendo un'antivibrazioni, i rumori sulla scrivania si sentirebbero. L'ideale sarebbe metterlo su un braccetto, ma d'altra parte questo microfono sotto ha l'attacco per i braccetti, quindi tu puoi metterlo su un braccetto tranquillamente senza grosse difficoltà. Allora, rumore di fondo ne ha una certa quantità, ma come tutti i microfoni USB, è un rumore anche piuttosto accettabile. Ci stiamo dentro per il tipo di utilizzo a cui si presta questo microfono. Il microfono è in grado comunque di registrare a diverse frequenze. Oltre a lavorare 4400 fino a 24 bit, che è uno standard, dovrebbe lavorare anche fino a 192 kHz 24 bit, che è, diciamocelo, un traguardo piuttosto elevato per un microfono USB di questo tipo. Ma ci arriva, quindi se devi lavorare a 192 kHz, 24 bit, questo ci arriva. La qualità del suono è abbastanza buona, abbastanza lineare, non è troppo mediosa, quindi ha un che quasi, diciamo, di professionale. Ma è un ottimo prodotto per fare piccole cose nel proprio ufficio, in casa propria, e anche per il gaming, perché per il gaming se la cava piuttosto bene. Ha un livello di ingresso molto molto elevato, vale a dire che io adesso a metà del cursore, io in questo momento vorrei fartelo vedere, sono così, puoi guardare tutte e due le cose che sto facendo. Ora io sono a metà, lo alzo che si veda meglio. Sono a metà del gain. Se io alzo il gain, posso stare anche molto più distante, quindi diciamo, se non ho necessità di stare molto vicino al microfono, ma lo voglio solo tenere sulla scrivania, chiaramente aumenterà il rumore dell'ambiente e del fondo del microfono. Però io posso comunicare tranquillamente mentre faccio, per esempio, un gioco sparatutto e il microfono sta lì e fa la sua bella figura, perché vedi che cambia colore. E sono a tre quarti del gain. Posso tranquillamente arrivare, sì, alzarlo parecchio. Il volume di questo microfono, il gain di questo microfono è molto molto elevato. Bello, non è niente male. E se ti avvicini molto, lo abbassi un po' il gain e avrai questo effetto che è più... che è sufficiente per fare il voiceover del tuo podcast, per esempio. L'unica cosa a cui fare realmente attenzione è dove lo metti, il supporto, perché sul suo treppiedi, sopra la scrivania, se tu prendi contro alla scrivania, si sente, ma lo farebbe qualunque microfono. Diciamo che il treppiedi è molto piccolino, ma ragazzi, 34 euro, ci sta più che bene. Vediamo un'altra cosa.
Suonare mi sembra che suoni bene. Se io lo giro dalla parte opposta, quindi come prende i rumori posteriormente? Non li prende. Ok, no? È bello. Ok, ha un buon isolamento, decisamente abbastanza buono, quindi il rumore della tastiera si sente solo attraverso il piano su cui poggia, per cui questo microfono dovrebbe rimanere collegato a un'asta. Questa è la cosa che ti consiglio di fare. Se lo tieni lì sopra, sappi che ogni volta che tu colpisci il piano di lavoro, si sentirà. Ma questo è un problema di tutti i microfoni che hanno questa configurazione, quindi ci siamo. Bene, questo è il Maono ed è un microfono che costa 34 euro, 35 anzi, 34,99, ci stiamo. Modello AUPM 461 TR RGB, che sta a significare che c'è tutta questa lucetta che si muove. Guarda com'è carino, sembra un albero di Natale. Aspetta che te lo switcho, così lo vedi meglio. Grazie Maono, sì lo so che l'hai regalato questo microfono a un sacco di persone perché tanto tu lo produci e poi più ne dai via e più avrai pubblicità, in effetti mi hanno chiesto, ma vuoi fare l'unboxing? Certo, come no, è pubblicità gratuita che ti fai, però se non avesse funzionato, se fosse stato un cesso, come si dice dalle parti di Oxford, l'avrei detto tranquillamente. È un microfono che si presta, come abbiamo detto, a podcast, a qualsiasi tipo di prodotto online, non solo per bambini, ma per chiunque faccia cose abbastanza divertenti e giocose per via del fatto dei colori, ma anche un giornalista eventualmente potrebbe usare un microfono di questo genere, perché lo collega direttamente al suo sistema OBS, a quello che è, tanto regge il campionamento, lo regge fino a 192 kHz. Ora non stiamo a guardare i dettagli della distorsione e tutte queste cose, che sono cose tecniche per gente che ne sa veramente a pacchi. Noi sentiamo se funziona bene e questo funziona piuttosto bene. C'è la versione per i giornalisti seri, quelli che hanno la cravatta e devono parlare di argomenti tosti, c'è quello senza la lucetta, perché effettivamente parlare delle cose che ci sono in giro per il mondo con la lucetta così magari ci darebbe un po' fastidio, cioè non ti colloca esattamente dove dovresti stare, cioè fra le persone che parlano seriosamente di cose serie. E invece per chi vuole fare cose divertenti, avere un po' di lucetta in casa, questo o nel proprio ufficio, nel proprio studiolo, questo fa il suo lavoro e funziona decisamente bene. E abbiamo detto che non si staccano le luci. Questo significa che se lo tieni collegato a un hub e non lo spegni di notte, spegni il computer, ma l'hub rimane alimentato, questo rimane acceso. Quindi devi metterlo su un hub che abbia il pulsantino per spegnerlo, altrimenti lui continua a fare luce anche se il computer è spento. Detto questo, possiamo spegnere la luce. Facciamo così. Spegniamo tutte le luci e andiamo a dormire. Pensavo, ci sono delle notti in cui fatico a dormire. Se io ti metto sul comodino, sopra un bel hub USB acceso, e poi sogno di registrare tutta la notte mentre tu fai questo colore. Non posso neanche farlo col Neumann? Quello non sta neanche sul comodino, tu sei leggerissimo, ci staresti. E poi senti tutti i miei sogni dopo. E li vai a dire ai cinesi?